24 luglio 2019, tempo di processione a Barga, di solenne processione. C'è già tanta gente qui al giardino, nella parte nuova di Barga, in attesa che arrivi il lungo corteo che sarà aperto dai figuranti del calcio storico fiorentino, in omaggio alla storia di Barga, legata ai Medici di Firenze, legata alla Repubblica Fiorentina. Quindi sarà proprio Firenze ad aprire la grande sfilata, che poi sarà accompagnata da tutti i gonfaloni dei comuni della provincia di Lucca. La processione è andata in scena in una serata particolarmente calda ed è stata, come tutti gli anni, molto suggestiva, con la presenza lungo il percorso di un gran pubblico, tra i quali quest'anno anche i fratelli Dario e Glauco Ballantini, poche ore prima protagonisti alla cerimonia di premiazione del San Cristoforo d'Oro in teatro. Tra i figuranti presenti, oltre a Firenze, anche quelli dell'Associazione Musici e Sbandieratori di Pisa, in rappresentanza di un altro comune legato storicamente a Barga, questa volta anche perché appartenente alla stessa diocesi. Tantissimi labari dei comuni presenti, a cominciare da quello di Castelnuovo Garfagnana, medaglia d'oro al valor civile, che ha aperto, come vuole la tradizione, la processione dei comuni. C'erano poi anche i comuni emiliani di Fiumalba e Pieve Pelago, a testimonianza dell'amicizia delle genti di qua e di là dall'Appennino tosco-emiliano. E c'erano le compagnie delle chiese barghigiane e dell'unità pastorale, con le cappe dai diversi colori. A presiedere la processione, che è partita dalla chiesa del Sacro Cuore e che ha recato in Duomo il braccio del Santo, dove è conservata la sua reliquia, il vescovo di Pisa, Monsignor Giovanni Paolo Benotto, accompagnato da tanti sacerdoti del vicariato e della diocesi pisana.